una storia a lieto fine. Nino, raccontaci un po' cosa è successo. Tu ti volevi iscrivere all'università? Sì, allora una mattina mi sono svegliato e ho deciso di intraprendere questa strada, iscrivermi all'università di economia aziendale. Mi sono recato alla facoltà di economia a Catania e ho trovato mille problemi. Mille problemi non solo a livello strutturale, ma proprio anche di personale non adeguato. Personale che non sa prendere le redini della situazione di fronte a una persona disabile o con problemi motori. Quindi sono tornato a casa e l'ho raccontata nella mia pagina Facebook, nel social network, in una maniera molto comica, come se uno dovesse andare in guerra. Da lì sono stato contattato da una vostra collega, Siana, la saluto, che ha voluto divulgare la mia notizia, la mia storia. Come ti sei sentito quando sei arrivato lì? Fortunatamente non sono un ragazzo che si deprima, però mi sono messo nei panni di chi non ha il mio carattere, cioè sarebbe tornato a casa umiliato, invece l'ho raccontata in una maniera comica. Che cosa che rimproveri? Tu prima mi dicevi, io rimprovero a volte le persone come me perché si sentono diverse, invece no, io non sono diverso da te. Questa cosa mi ha colpito, che cosa rimproveri a chi si sente diverso? Io rimprovero il fatto che loro molte cose magari sono come alibi, perché se c'è veramente la voglia non ci sono gradini, scale, cose che trattengono. Allora è la stessa cosa, io porto sempre un esempio quando mi dicono tu come vivi la tua situazione. Allora non è una malattia, è uno stato. Parliamo per il mio grado di disabilità, non per gli altri. Perché hai il mio stesso status di disabilità. E allora un povero ha più problemi di un ricco, capite lo stesso. Un ignorante ha più problemi di un volto, capite lo stesso. Uno seduto ha più problemi di un piede, capite lo stesso. Finisce. Finalmente il lieto fine, come è andato? Cioè, come è successo? È andata che l'articolo è stato letto da Alessandro Basile, mi ha contattato e mi ha detto di visitare questa struttura per vedere se era adeguato o meno, fornendomi anche di una borsa di studio per poter partecipare all'Accademia Universitaria. Benissimo. Qui comunque come struttura è un po' diversa, nel senso che è accessibile. Sì, accessibilissima, sì. Hai avuto problemi quando sei arrivato? Ma anche se non lo fossi stato, già ho trovato un personale più adeguato. Ti hanno accolto in maniera diversa. Ma cosa ti senti di dire a chi invece è come te, però non ha la stessa tua grinta? Purtroppo il carattere non si è davvero buono. Se è innato o no. Però dopo che è tornata a casa e è andata a piangere o a fare non concludete niente. Quindi almeno alzate la voce, cioè la mia non era intenzione alzare questo polverone perché non è di abitudine. Però l'ennesima prova che basta una parola detta anche in maniera ironica e non disperata, che guardate cosa si è potuta creare. Che cosa c'è secondo te? Che cosa non funziona a Catania? Per le persone diversamente? Allora, io penso che in queste cose tutto il mondo è paese, non è Catania. Non facciamo venire sempre solo Catania. Cosa non funziona? Non funzioniamo innanzitutto noi, perché se noi non ci facciamo vedere, gli altri non ci potranno mai pensare a noi. Quindi se stiamo chiusi a casa, le persone non pensano a darci dei servizi adeguati. Quindi, ad esempio, io quando vado in un posto la prima volta, magari mi trovo male perché ci sono mille barriere. Il proprietario, magari vedendomi, la volta dopo mi fa trovare la scivoletta, il bagno accessibile, cose che mi sono capitate, quindi sono messe a disposizione. La stessa cosa dico, per salire su un autobus a Catania, tu non hai questo problema. Io non ho questo problema, però se voi pensate che il problema dell'autobus è allora... Purtroppo magari i servizi non sono per noi disabili che non vanno bene, quello è un discorso per tutti, perché gli orari non ci sono, i posti sono belli, per gli anziani è la stessa cosa e per i disabili pure, quindi quello è un discorso generico, non facciamo per noi disabili, se già non funzionano per i normodotati, figuriamoci per noi.